Ma perché non sono nato a Napoli? Sarebbe stato così comodo. Io che amo la pizza, mi bastava andare nella prima pizzeria sotto casa e prenderne quanta ne volevo. E invece non posso. Per fortuna che se abbastanza persone utilizzano il codice Luke-AltoShikokujin in supporto a un creatore, potrò permettermi di andare a Napoli e farmi offrire quella pizza da Pazzox. Comunque ragazzi, per favore, in questo video vi chiedo di lasciare 4.000 mi piace per supportare il canale e anche solo perché voteremo ogni singola cosa che è stata rilasciata in questo pass battaglia. E dato che siamo curiosi di sapere che cosa ne pensate di questo pass, scriveteci nei commenti qual è la vostra skin preferita e qual è invece quella che vi piace di meno. Ah, e ricordatevi di seguirci su Instagram per vincere questo magnifico ed incredibile telecomando per i LED targato Shikokujin. Voi schiacciate il tasto per accendere i LED e parte l'ignoranza. Come prima cosa qui dare un voto, direi di iniziare dai nostri magnifici dorsi decorativi, che questa volta sono 6. E al sesto e ultimo posto c'è la nostra versione brutta delle ali che hanno tutti, ossia High Caliber. Queste ali sono le ali dell'ultima skin del pass e purtroppo fanno schifo. Alla fine ragazzi, senza fare tanti sforzi, magari con i pass passati o comunque comprando qualche altra skin, possiamo avere delle ali molto più belle senza dover arrivare al livello 100 di un pass battaglia. E il fatto che queste ali siano fatte con proiettili di cecchino purtroppo non le salva dall'essere all'ultima posizione. Al quinto posto, raga, troviamo il Cobra. Questo invece è lo zaino dell'avventuriera. Devo dire non male, dai, però sono sicurissimo che molti di voi non lo utilizzerebbero mai. Alla fine Fortnite è popolare da molto tempo e un sacco di gente ha già tantissimi zainetti molto molto più fighi di questo e quindi mi dispiace. Alla quarta posizione abbiamo la nostra bellissima Dodger, che è tipo una volpe arancio bellissima che può diventare anche una volpe notturna, tutta nera, e anche una vera e propria volpe soldato dell'esercito, cattivissima. Considerando che i pet stanno benissimo con tutte le skin che sono veramente tanto versatili, direi che Dodger, anche essendo solo una posizione sopra rispetto al Cobra, è molto 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 più bella. L'unica cosa che le manca? Un pizzico di ignoranza. Ignoranza che invece il nostro carissimo amico Woozy ha, detto anche lo Scooby-Doo di Fortnite. Perché non è un normalissimo animale come tutti gli altri pet, ma è un cagnolino di legno, cioè è un cazzo di cagnolino di legno. Poi possiamo scegliere anche la versione pirata, che è una figata assurda perché ha la benda sull'occhio e in più si abbina anche a questa stagione che appunto è a tema pirati. E poi c'è anche la versione da ricconi, quella in cui il cane giocattolo non è più ricoperto di legno. Beh no 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 no, è ricoperto d'oro, così noi possiamo flexare su una skin. Alla seconda posizione troviamo Master Portal. Lo so, tantissimi di voi stanno pensando, ma questo è un pazzo cavoli. Pazzox, ahaha, che simpatico. Ma perché dovrebbe essere tipo alla seconda posizione una cavolo di tavoletta di legno che si mette sulla schiena? La risposta ragazzi sta nel fatto che questo zaino è progressivo. Quindi quando iniziamo la partita e abbiamo tipo 0 kill, il portale rimane tutto chiuso, bello tranquillo che non succede niente. E più aumentiamo coi livelli, ossia più kill facciamo, e più il portale si apre fino ad arrivare al suo ultimo stadio. Poi, che il suo ultimo stadio non sia poi così epico non è proprio una bella cosa. Però comunque l'idea, ragazzi, è bellissima. È come l'idea di quel... il coso, quello di Natale. Quella, la bacchetta, quella che di solito si mangia. Non mi ricordo con cos'è fatta. Sono stupido e non mi viene in mente il nome. Scrivetemelo nei commenti, per favore. Ecco, quella bacchetta lì che si usa per Natale di solito è anche un piccone. E non so se lo sapete, ma quando si fanno 16 kill, le luci su quel piccone si accendono. Ecco, se ci fossero più cose così su Fortnite sarebbe veramente epico, ragazzi. Come sapete, ragazzi, a noi l'ambientazione da pirati piace davvero tantissimo. E il fatto di avere un timone appeso sulla schiena, ma non ci fa sentire un po' pro? Quindi, raga, i modi per diventare pro sono solamente due. Ovvero, appiccicarsi un timone distrutto sulla schiena e inserire il codice Luke-AltoShikokujin nello shop di Fortnite. La seconda parte della classifica riguarda i picconi, che sono 5. E al quinto posto c'è purtroppo il morso del serpente. E dico purtroppo perché so che appartiene alla nostra carissima avventuriera preferita. Non riesco a dare una vera e propria spiegazione perché non è a livello degli altri picconi questo, però
proprio non mi piace, cioè preferirei, non lo so, il piccone quello di base che utilizziamo di solito appena iniziamo a giocare a Fortnite. Stessa cosa per il lockpick, il piccone progressivo. E il fatto che sia progressivo in questa classifica non è che lo può salvare più di tanto, perché in effetti non è poi così tanto bello. È una chiave gigante dorata, niente di che, ci sono picconi decisamente molto molto più belli. Quindi gli spetta la penultima posizione. È già un po' diversa la situazione per il Flawless, che è il piccone della skin finale di questo pass battaglia. Non è proprio bellissimo, però ragazzi, alla fine può essere abbinato bene con la skin finale di questo pass, essendo il suo piccone, giustamente. Alla fine, pensiamoci un attimo, lei può essere vestita d'oro. Abbiamo il piccone con sul diamante e come zaino ci piazziamo lo Scooby-Doo d'oro. Questa coppiata ci può stare. Non è vero, perché la skin finale del pass battaglia di quest'anno, ragazzi, fa proprio schifo. In seconda posizione troviamo, sentite bene il nome, proprio alzate il volume, l'artiglio del drago. Quanto è epico, l'artiglio del drago. Mamma mia, quanto fiero. È il piccone ufficiale del ninja che troviamo al primo livello del pass battaglia. Il nuovo no skin praticamente. Ed è decisamente molto molto più figo rispetto a tutti quelli precedenti. Ma come abbiamo già detto in precedenza, non è che gli manca qualcosa o no? Esatto, un po' di ignoranza che invece il nostro carissimo piccone Swagmaster ha. Ah, e come? Ragazzi, noi picconeremo alberi, rocce, legno, case, nemici, tutto con un cavolo di polipo minuscolo appiccicato ad un forziere. Non è la cosa più epica di sempre? Non vedo l'ora di sbloccarlo, ragazzi, giuro. È quasi al livello, secondo me, del mio piccone, quello della stagione 2, quello che uso sempre in tutti i gameplay da quando ho iniziato su Fortnite, che è ACDC. È quasi a quel livello, ragazzi, per farvi capire quanto mi piaccia tantissimo. Tipo, qui c'è il polipino picconino e qui c'è ACDC. È proprio a tanto così. E qui in mezzo c'è tipo la falce, quella di Halloween. Quindi, secondo me, è veramente fighissimo. La terza classifica riguarda i deltaplani, che sono 5. E alla quinta posizione troviamo Lockstep, ovvero il deltaplano del ninja biondo che troviamo alla fine del pass battaglia. E raga, io sinceramente sono curioso di sapere chi utilizzerebbe mai questo deltaplano, dato che praticamente sembra fatto con le tende di mia nonna, due strisce di tessuto prese dalle tende di mia nonna, uguale. Ok che il pass era gratis, va bene tutto, ma la nonna le tende le paga. E purtroppo non è niente di speciale, nemmeno Cinder. Cioè, mi piace proprio l'effetto del fuoco, sì, però non mi piace proprio la forma dei deltaplani di base, quindi sono tutti bruttissimi per me. Non so per voi, però per me, proprio quando un deltaplano può avere anche i disegni più belli del mondo, anche Mako che è vecchissimo, ma se ha la forma del deltaplano di base non mi piace. Se però avesse avuto una forma diversa da quella del deltaplano base, avrei sicuramente mandato questo posto della classifica più in alto, cioè sarebbe stato molto più epico. E invece purtroppo non è così. Entriamo nella top 3 dei deltaplani con i nostri magnifici cobra giganti. Molto più belli rispetto a tutti gli altri deltaplani, se devo essere sincero. Poi comunque sono anche abbastanza compatti, quindi si riesce a vedere bene quando si plana e sono fighissimi. In effetti, ragazzi, potremmo farlo qualche video sulle combo delle skin di questa stagione, tipo gli abbinamenti tra le skin e i vari oggetti. Dai, se questo video raggiunge 4.000 mi piace, lo facciamo, dai. Al secondo posto c'è il paracadute di quando facciamo una vittoria. Ragazzi, io vi dico che questi paracaduti, a mio parere, sono i miei preferiti. Tanto che io uso solo questi. Cioè, io metto nei preferiti ogni paracadute di ogni vittoria, l'ombrellino. E poi uso sempre quelli, perché sono piccoli, non danno fastidio, sono fighissimi e dimostrano ai nemici che siamo fortissimi. O che abbiamo dei compagni di squadra forti. E comunque le palme mi piacciono tantissimo, ragazzi, è il mio albero preferito, la palma, e quindi mi piace proprio questo. Ma come potevamo non mettere al primo posto il nostro capitano ignorante Booty Boy? Tema pirata, bandiera vichinga, un polpo tutto unto che viaggia insieme a noi. Ragazzi, questa è magia. Si merita e come il primo posto per i deltaplani. L'unico problema è che potrebbe stancare in fretta, ma l'ignoranza non stanca mai. Quindi arriverà un altro deltaplano molto più ignorante, molto più fico, che lo sostituirà. E finalmente siamo arrivati alle skin.
Lo so ragazzi, questo video sta venendo fin troppo lungo e stiamo parlando da 40.000 minuti di tutte le cose, quando voi siete interessati solo alle skin. Non preoccupatevi, ora vi diremo solo i pro e i contro di ogni skin, senza star lì a parlare per 30.000 anni. Quindi iniziamo, all'ultimo posto c'è Lux. I suoi pro sono che... quasi nessuno. Praticamente ragazzi è una skin per cui non spenderei nemmeno 800 V-Bucks. E i contro, questi ce ne sono tantissimi, ma mi limiterò a dire solo che bisogna fare 100 livelli di pass battaglia per sbloccare una skin che non piace a nessuno, o almeno quasi a nessuno. Se vi piace scrivetemelo nei commenti. Sesto posto, Master Key. Pro, assomiglia a Naruto e quando si evolve diventa una cavolo di tigre super epica. Contro, è la versione tarocca di Naruto e tra l'altro avrò parlato con 3.000 persone ultimamente, ma nessuno mi ha detto che questa skin qui gli piace. Quinto posto, Banana. I suoi pro sono che è ignorante, è tenera e è ignorante. I suoi contro sono che noi volevamo il sushino e non la banana. E anche che è una di quelle skin che si dice sempre che è bellissima, che è fighissima, ma che poi purtroppo non usa nessuno. Tranne i veri, proprio i veri ignorantissimi sushini. Loro useranno la banana. Quarto posto, Ibrido. Pro, è un cavolo di ninja. Esteticamente è super fighissimo e in più, quando si evolve, diventa una bestia incredibile. Contro, beh, ormai è diventato praticamente la nuova no skin. Terzo posto, Ember. I pro sono che non è davvero niente male come skin, ragazzi. A me le skin coperte di fuoco piacciono tantissimo e lei soprattutto, oltre a tutto ciò, è una cavolo di elfa della notte. O del sangue, dipende, insomma. Non so quali dei due elfi sia, è un po' un miscuglio. Però è bellissima. E i contro... non ne ha. Secondo me non ha contro, ragazzi. Troppo bella. È perfetta. Benissimo, ragazzi. Siamo arrivati alla fine anche di questa classifica. E rimangono solamente le ultime due skin da votare. Ovvero il pirata e Sidewinder. E il vincitore è... il pirata. Oh, no, 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 no. Il vincitore non è il pirata, ok? Sì, è bellissimo, ha un sacco di accessori epici e tutte le cose intorno a lui, è bellissima, il cappuccio, la benda, è tutto figo. Però, Sidewinder non si tocca. Cioè, ragazzi, voglio dire, come potevo non darle il primo posto? Oh, però il pirata se lo meritava il primo posto. Ah, fermo lì. No. Beh, in realtà il pirata mi piace un sacco, eh. Però, ragazzi, Sidewinder è Sidewinder. E niente ragazzi, il video termina qui. Io vi ringrazio tantissimo per avervi visto fino a questo punto. Vi ringrazio tanto per seguire le live, le streaming, che sono la stessa cosa delle live, per seguirci su Instagram, su Twitch, su YouTube, ovunque voi vogliate, per inserire il codice Luke_Shikokujin e per fare tutte queste cose ragazzi. E vi ringrazio anche per i 164.000 iscritti. E per ora io non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Bella.